E adesso diamo il topolino 3522. Dopo averlo aperto, siamo pronti per inforcare gli occhiali e vedere la prima storia. Un po' di difficoltà, La storia di apertura del topolino numero 3522 è una storia molto particolare. Scritta, disegnata e colorata da Claudio Sciarrone, si basa su una tecnica fotografica sviluppata nel 1853 dal tedesco Wilhelm Rollmann, l'anaglifo. Una tecnica che serviva per mettere in rilievo elementi tridimensionali all'interno di immagini e fotografie che in realtà davano una versione bidimensionale di una scena. La tecnica dell'anaglifo sfrutta in particolare la visione stereoscopica dei nostri occhi, che è possibile grazie al fatto che l'occhio destro e l'occhio sinistro hanno un'osservazione della realtà che è leggermente diversa una dall'altra. I loro punti di vista infatti sono, anche se di poco, diversi. Questa differenza delle due immagini viste dai due occhi viene poi elaborata dal cervello in maniera tale da fornirci l'informazione sulla profondità, quindi permetterci di valutare le distanze, quindi per esempio le dimensioni di una stanza, oppure quanto può essere distante da noi un oggetto molto lontano, o appunto di base farci proprio capire che un oggetto è più vicino mentre un altro è semplicemente più lontano da noi. Per poter sfruttare questa visione differente tra i due occhi vengono sovrapposti all'immagine di base dei contorni, uno colorato di giallo destinato all'occhio destro e uno colorato di rosso destinato all'occhio sinistro. Questi contorni colorati che vengono aggiunti all'immagine o alla fotografia hanno tra loro una differenza che è compatibile proprio con la differenza che si trova tra i nostri occhi e ovviamente anche con l'effetto che si vuole ottenere di distanza e tridimensionalità. Ovviamente per poter percepire questa tridimensionalità aggiuntiva bisogna utilizzare degli particolari strumenti, i cosiddetti occhialini 3D, proprio come quelli che sono allegati sull'ultimo numero di Topolino, il 3522. In questo caso possiamo così apprezzare la tridimensionalità dell'immagine, cioè il fatto che alcuni elementi si trovano a spiccare sopra il piano del foglio e altri invece risultare un pochino più lontani rispetto a quelli presenti sul piano. L'applicazione dell'anaglifo, un viaggio tremendamente reale da parte di Claudio Sciarrone, storia che lo stesso Sciarrone ha confermato essere stata concepita proprio per essere pubblicata con questa tecnica, è un'applicazione, oserei dire, perfetta, e mi dispiace non potervi mostrare come Sciarrone sia riuscito a ottenere un ottimo livello sia nella storia sia sulla copertina, che in realtà è stata disegnata da Fracello ma colorata proprio dallo stesso Sciarrone. In effetti questo non è stato il primo tentativo di una storia 3D pubblicata sulle pubblicazioni disneyane. Il primo caso è accaduto nel 1984 sul Super Almanacco Paperino, seconda serie, numero 51. Sto parlando della palla misteriosa di Marco Rota, che era stata in realtà pubblicata già sull'almanacco Topolino nel 1981. In questo caso quindi si sta parlando di una tecnica che è stata adattata a una storia precedentemente pubblicata. Caratteristiche di entrambe le storie che sono monocromatiche, questo perché la tecnica dell'anaglifo è risultata molto più efficace su fotografie e immagini in bianco e nero in particolare, ma più in generale, che presentavano appunto una sola colorazione.
La cosa particolare, almeno a quanto ricordo, visto che sono diversi anni che non sfoglio più quella storia, è che la sua leggibilità senza gli occhialini purtroppo non è altrettanto valida come invece la leggibilità della storia pubblicata sul Topolino 3522. In effetti io quel superalmanacco lo recuperai soltanto grazie a uno dei classici banchetti di libri e fumetti usati, per cui presi l'albo senza gli occhialini tridimensionali. Per cui spero quest'estate, utilizzando gli occhialini abbinati al 3522, di poterla rileggere e magari in questo caso riuscire ad apprezzare un po' meglio la storia e gli effetti tridimensionali che sono stati inseriti. Prima dei saluti, però, vorrei fare un'ultima citazione a una delle storie del numero Spegni e riaccendi, che appartiene alla serie Newton e Pico in viaggio nel sapere. In particolare, la storia è stata scritta da Giorgio Fontana per i disegni di Simona Capovilla e parla di informatica e di internet. Ho deciso alla fine di non soffermarmi su questa storia, non tanto perché non fosse interessante o non rientrasse anch'essa dentro il più grande tema di Disney Comics and Science, ma perché in realtà la mia idea è quella di affrontare questi argomenti con uno o più video specifici basati in particolare su un articolo scritto per lo Spazio Bianco proprio sull'argomento che vi lascio in descrizione. In quel caso ho utilizzato una selezione di storie disneyane partendo per esempio dalla storica L'uomo di Hula Hula, da cui, come potete immaginare, deriva il mio nick. Arrivati a questo punto, quindi, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di una nuova serie su cui sto effettivamente lavorando e che in qualche modo è una delle cause dei recenti rallentamenti di pubblicazione sul canale. Per cui state in campana e saluti a tutti!